tutti ragazzi e benvenuti finalmente al primo episodio della nostra nuova carriera allenatore, che ancora non so bene con chi cominciare, ma lo sceglieremo tra pochi secondi. Allora, nello scorso video dove vi avevo anticipato l'inizio della nostra nuova carriera, io avevo pensato al Wolverhampton come prima squadra. Poi, attraverso anche i vostri commenti, sono arrivato ad una scelta. Sono arrivato a pensare a più di una squadra. Le tre squadre sono: il Wolverhampton è stata la prima squadra che ho usato da quando sono su YouTube. La prima carriera che ho fatto l'ho fatta infatti con il Wolverhampton, ed è stata una delle squadre che si è rimasta maggiormente impressa nei nostri cuori, comunque nei nostri ricordi. Decido però di non usarla, perché non vorrei ripetere, secondo me sarebbe quasi impossibile riavere una squadra perfetta come quella che avevamo. Cioè, avevamo giocatori come Hart, Musa, giocatori che di certo non potremmo mai permetterci con questa squadra, soprattutto perché il progetto deve durare 3 anni e in 3 anni non riuscirei mai a portare certi giocatori. Quindi, dato che molti mi hanno scritto anche sarebbe una minestra riscaldata e sarebbe un rifare una cosa che sarebbe troppo difficile da ripetere perfettamente, anche se non avrei mai comprato i stessi giocatori, ma ne avrei comprati altri. Ma io decido, anch'io, grazie soprattutto ai vostri commenti, di lasciar perdere il Wolverhampton, perché comunque è stata bella quella, è stata perfetta quella carriera. Non andiamo a rovinare il nome del Wolverhampton sotto guida di Kundispa, anche se lì non stava allenando Kundispa, ma come ben ricordate, Roberto Baggio. Quindi togliamo il Wolverhampton. Le ultime due squadre che sono rimaste, cioè le due squadre che più di tutti mi avete consigliato, sono il Fulham con 11 milioni di budget e poi il Watford. Sono due squadre davvero ottime. Il Watford è una squadra forte perché ha davvero un'ottima squadra, ha davvero dei giocatori veramente molto interessanti ed ha 3 milioni e 200 mila di budget. Ha una squadra già pronta per fare il salto di qualità per salire in Premier. E poi parliamo del Fulham, che è una squadra che a me è sempre piaciuta. Fulham che ha uno stadio magnifico come il Craven Cottage, è una squadra storica. E sinceramente prendere il Fulham con 11 milioni, rifare la squadra, perché venderei molti dei giocatori che ha, per fare una squadra perfetta, pronta per salire in Premier e poi in 3 anni andare a giocare all'Europa League. Il Fulham in Europa League ci ha già giocato, è arrivato in finale nella stagione 2009-2010, se non sbaglio, contro l'Atletico Madrid. Finale che purtroppo ha perso, quindi direi che fare una carriera in 3 anni, dove mi piacerebbe far alzare un trofeo al Fulham e magari proprio alzare quell'Europa League che i tifosi del Fulham hanno sperato di alzare nel 2009-2010, poi non sono riusciti, come ho già ripetuto. Quindi sarebbe davvero una carriera che a me intriga maggiormente. Poi a 11 milioni, dato che io da quando sono su YouTube ho capito una cosa. Alla gente, io avevo fatto una carriera con Wycombe, come vi ricordate, avevo pochissimi soldi, avevo comprato giocatori davvero interessanti, però non erano dei giocatori con un nome molto importante, e quindi la gente comunque la seguiva molto poco, anche se è una carriera che a me piaceva veramente tanto, perché partire dai bassi fondi per me sono le carriere più belle. Con 11 milioni col Fulham potremmo comprare giocatori veramente interessanti, giocatori che non sono di primissima fascia, ma sono giocatori che potrebbero esplodere in questi 3 anni. Quindi io spero con tutto il mio cuore che la mia scelta non vi faccia arrabbiare, tra virgolette, non vi deluda, perché la cosa più importante, la cosa che anche mi avete scritto in tantissimi commenti, è la carriera, non è la squadra, ma è il progetto che io riesco a creare, è il progetto che posso portare avanti. Sono le cose che faccio che a voi piacciono e non sinceramente la squadra, vi importa molto meno. Infatti, anche come mi ha scritto uno di voi, che lui è catanese, tifa Catania, ma la carriera col Palermo l'ha seguita tutta, quindi non penso ci sia un grandissimo problema, perché anche secondo me la cosa più importante è il progetto e non la squadra. Dato che poi ci sono tante cose che mi intrigano col Fulham, il Craven Cottage ha una capienza di circa 25.000 persone nello stadio, noi siamo in 26.000.
quindi magari sembra anche fatto apposta. Poi il Craven Cottage, come ben sapete, è uno degli stadi più belli in assoluto. È piccolo ma è veramente bello, mi piace veramente veramente tanto. Poi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Allora ragazzi, dopo tutte queste chiacchiere direi di sceglierla. Scegliamo il Fulham e buttiamoci in Inghilterra. Adesso partiamo dalla Serie B inglese e come al solito io volevo mettere il nome dello stadio, ma non so se me lo faranno cambiare, perché te lo fanno cambiare ma di solito poi non si vede. Comunque, allora scrivo Craven Cottage un attimo. Perfetto, ecco qua, Craven Cottage, leggenda 6 minuti, flessibile, euro, scale più recenti sì. Disattiva la prima finestra di mercato no, quindi facciamo avanti. Allora, sto scaricando gli ultimi aggiornamenti, dove riusciremo a trovare sicuramente dei giocatori non come quelli che avevamo nella carriera col Pano, perché qui ci sono tutti gli aggiornamenti anche di gennaio e ci sono anche i giovani che sono saliti in prima squadra. Allora, il nome è naturalmente, io direi di continuare sul nostro stile, continuiamo con il nostro Kun. Allora, queste qua sono le preferenze che ho messo per il nostro allenatore, cioè per me stesso. Ho messo la tuta al stile di Klopp, color grigio come quelli di Klopp, carnagione intermedia tipo corpo normale. Quindi facciamo avanti. La squadra Fulham nomina Dispa come nuovo allenatore. Speriamo davvero di fare un progetto interessante e il progetto lo voglio fare insieme a voi. Come ben promesso ci sarà l'appuntamento giornaliero, dovrò soltanto scegliere ancora bene l'ora esatta. Infatti per la prima settimana penso che proverò più orari per decidere poi di partire sempre con lo stesso orario. E se avete dei consigli da darmi, magari scrivetemi qui sotto. Non scrivetemi orari troppo strani, comunque manteniamoci sul primo pomeriggio oppure sul tardo pomeriggio, perché magari preferirei fare o il 14-15 oppure 18-19, vedremo, 18 magari più che 19, vedremo comunque. Allora, nel primo episodio c'è questo qua, che alla fine è un episodio un po' di presentazione del progetto. Decido di farvi vedere la squadra e le mie idee. Allora, obiettivo di campionato, ci chiedono la promozione diretta, è quella che sicuramente voglio puntare, però non voglio pensare a altre soluzioni. Poi le solite mail dove ci parlano degli osservatori. Secondo loro dobbiamo cercare un esterno di centrocampo, anche se ce n'è uno veramente interessante che mi piace veramente tanto. Informazioni importanti sul mercato, va bene, le solite cose. Coppa nazionale, vogliono i sedicesimi di finale. Allora adesso vi faccio vedere la squadra che abbiamo a disposizione. La squadra preferita gioca con questo 4-3-1-2 con Bettinelli, che sicuramente è un portiere da cambiare, anche se non è malissimo, ha 22 anni, 1,94 m, però sinceramente dobbiamo cercare qualcosa di meglio. Poi, difesa con Stafilidis, dovremmo poi imparare bene i nomi, come ben sapete, Burn, Hutchinson, Ogland, poi Gutier, Gavanak, che non conosco, vediamo sto Gavanak che statistiche ha, 20 anni, vabbè, comunque tutti giovani, neanche delle statistiche non è malissimo. Poi Tunnicliffe, non lo so raga, poi non scrivetemi neanche qui sotto nei commenti si pronuncia così, perché poi dovrò scoprirlo da solo e lo scoprirò per pronunciarli nel migliore dei modi. Poi c'è il giocatore che ci ha castigato al mondiale, Ruiz, giocatore che era stato accostato al mio Palermo a fine mondiale, poi naturalmente non l'abbiamo preso, giocatore della Costa Rica naturalmente, e anche la sua età, anche se ha 28 anni, comunque secondo me è un ottimo talento. Magari potremmo decidere se tenerlo o usarlo come pedina di scambio con qualche giocatore, anche se secondo me potrebbe darci una grandissima mano nella Serie B inglese. In avanti poi sono Roda Iega, attaccante veramente forte, anche se ha 28 anni, però non è niente male. E poi McCormack, che è il capitano della squadra, con 4 stelle piede debole e 3 abilità, 27enne scozzese. Allora, in panchina poi ci sono tanti giocatori interessanti come Woodruff, che a me piace, Fofana, ve lo ricordate Fofana che volevo prendere col Palermo? È il giocatore ex Manchester, adesso non so se è in prestito sinceramente, comunque poi ci guarderò. Poi c'è Robert, ragazzi è veramente un giocatore interessante, molto molto interessante. È veramente giovane ed è l'esterno di cui vi parlavo. Ha 17 anni, è un esterno destro e fidatevi, non è niente male, non è niente male. Guardate le sue
abilità, comunque ha 83 in accelerazione, 91 in agilità e 90 in equilibrio ed ha soltanto 17 anni. In più ha come caratteristiche classe e tiro lontano e come specialità funambolo, davvero un giocatore su cui voglio puntare tantissimo, perché come ben sapete io amo puntare su giocatori giovanissimi che poi possono esplodere in futuro. In tribuna c'è anche Parker, giocatore molto forte, ha 33 anni, però potrebbe darci una mano, una grandissima mano in questa stagione. Magari poi potremmo decidere anche se venderlo o meno. Andiamo un'occhiata ai giocatori che prendono di più. Allora c'è Ruiz che vale 8 milioni e mezzo, veramente tantissimo. È uno stipendio di 80.000, quindi dovremo poi decidere insieme naturalmente se prenderlo o se tenerlo, scusatemi, o mandarlo via, perché riusciremo a prendere tanti giocatori con quei soldi. Poi c'è McCormack che vale 4 milioni e ha 45.000 di stipendio. Sarebbe Stekelenburg da poter richiamare dal prestito, è in prestito al Monaco, però non penso, perché comunque a 31 anni voglio cercare qualcosa di meglio. Parker ha 33 anni, prende 35.000 di stipendio, vale 2 milioni e 100. Poi sono altri in prestito, Turner è in prestito, Rodaiere è nostro, prende 30.000, poi Gutierrez prende 25.000. E Ogland prende 20.000. Quel fenomeno di Alexander Kakaniklic, che ancora non so pronunciare benissimo, ma è veramente forte, è svedese, 22enne, vedrete, ci stupirà. Poi e poi gli altri comunque sono giocatori che devo tenere, devo scoprire col tempo e devo tenere d'occhio, perché soprattutto voglio fare un progetto giovanissimo, voglio avere una delle squadre più giovani del mondo e voglio sicuramente arrivare in finale di Europa League in 3 anni, quindi dobbiamo darci da fare, perché secondo me sarebbe davvero qualcosa di storico far alzare per la prima volta al Fulham la Coppa dell'Europa League. E naturalmente, come ben promesso, dobbiamo riuscire in 3 anni, quindi non dobbiamo sbagliare. Allora ragazzi, questo primo episodio è finito, io vi chiedo di lasciare un bel pollicione in su, perché domani arriverà il secondo episodio, saranno episodi più o meno da 15 minuti come vi ho già anticipato. Vedremo per l'orario esatto, io spero davvero che la mia scelta non piazza un po' a tutti. Magari se è una squadra che non vi piace non prendetevela, ma supportatemi con un bel mi piace, con un bel commento. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete i preferiti, lasciatemi davvero un bel commento facendomi sapere cosa ne pensate, facendomi sapere se avete dei consigli da darmi per i primi acquisti, perché domani già si parte col calciomercato, quindi dovremo già migliorare la nostra squadra. Fatemi sapere se ci sono dei giocatori che vorreste vendere, scrivetemi un bel commento qui sotto, perché è veramente importante. Se l'avete provato, passate anche dai miei social che trovate qui sotto nella descrizione, come Instagram e Facebook e anche Twitter, e noi ci vediamo domani col secondo episodio della nostra nuova carriera allenatore e vedrete che ci divertiremo. Al prossimo video.